Siamo con Eleonora Goglio, buon pomeriggio da Altre Visuali, una persona molto attiva nei progetti riguardanti la disabilità, molto diciamo appassionata di viaggi e di sport. Abbiamo visto che le sta particolarmente a cuore la tematica riguardante le barriere architettoniche, sul quale abbiamo letto anche un articolo riguardante diciamo degli spunti che lei ha dato ad un consigliere regionale. Può raccontarci in sostanza quali sono, insomma? Ho pensato che, visto che le mancano 7 parchi, anzi 10 per la precisione, di presentare questo progetto alla regione, consigliere regionale Talè, questa proposta di legge che prevede l'inclusione dell'acquisto delle Geolette in tutte le Marche. E in questo modo praticamente si può andare in qualsiasi parco, poter noleggiare questa carrozzina speciale e poter condividere una escursione, accedere a tutte le persone disabili motorie. È quello che mi piace di questo progetto, si chiama proprio condivisa e non ghettizzata, perché spesso le iniziative che si fanno a livello di persone appunto con disabilità si tendono a fare sempre tra di loro, e invece il mio intento è proprio di integrazione o inclusione, quindi sono all'interno di progetti per tutti, che si aggiunge solamente questo ausilio aggiunto. Un'ultima domanda, diciamo è più un punto di vista, un pensiero generale sulla tematica riguardante l'affettività, insomma cosa ne pensa, qual è il suo pensiero, il suo punto di vista? Allora sì, chiaramente gli argomenti sono molti: affettività, sessualità, disabilità è uno degli argomenti che tratto nel libro Vita Rallenti, e sono molto legata a questa cosa. Primo perché mi sono trovata anch'io a dovermi, come dire, rifar partire l'idea di poter avere una relazione dopo la disabilità, e quindi ho detto va bene, ok, è un problema solo mio o di molte altre persone con disabilità? E partendo dall'esperienza dei miei alunni, che a 14-15 anni venivano esclusi anche solo dalla vita di relazione, con grossissimi disagi psicologici, emotivi e anche mentali, ho pensato che bisogna parlarne in maniera 360 gradi, quindi sono riuscita ad attivare l'anno scorso questo convegno, alle quali hanno partecipato parecchie famiglie, e ho girato più o meno l'Italia per questi convegni con Max Olivieri, che parla di assistente sessuale in Italia, ma soprattutto il problema maggiore non è solo la persona che ha queste difficoltà, ma la famiglia, la società, ad accettare che tutti noi abbiamo diritto ad un'affettività e a delle relazioni. Quindi più se ne parla e più sono contenta. Io continuerò a battagliare anche per questo. Diciamo tutti, perché non si deve cambiare la sessualità in base al tipo di persona che si è. Ognuno ha la sua disabilità e ognuno ha la sua sessualità, ognuno ha il suo approccio all'altro, e non può essere diviso per categoria, ma diviso solamente per ogni singolo soggetto. Noi la ringraziamo per la sua cortese e gentile disponibilità nei nostri riguardi, e la salutiamo e le rinnoviamo ad un prossimo appuntamento, una nuova intervista. Grazie. Grazie a voi, e io spero veramente che da ogni piccolo seme possa nascere un'altra collaborazione, non solo con voi ma con tutta la cittadinanza, e soprattutto con le persone che si ritengono normali. Io dico che si ritengono normali, perché qualcuno ha detto persone temporaneamente non disabili, le altre.